Queste fanciulle erano tutte di ottima famiglia, dotate di una squisita, perfetta educazione e di una cultura pressoché completa. Consideravano un privilegio entrare in una casa da tè, appunto per questa possibilità di accasarsi anche convenientemente, dato che i visitatori erano per lo più uomini importanti, generali, politici, ricchi mercanti. Si dividevano in due categorie, le geishe e le maiko. Ecco le geishe, erano donne già provate dalla vita, forse già ripudiate una o due volte da precedenti mariti. Dietro una loro apparente gaiezza si nascondeva una mestizia profonda, dovuta ai tanti disinganni sofferti. Le canzoni, i balli che dedicavano agli ospiti ne erano sottilmente soffusi ed avevano sempre il senso di tragedie vissute. Cantavano così. Ancora tu l'ami, l'aspetti, vestendoti coi costumi più belli, studiando il saluto migliore per accoglierlo. Ora in piedi, ora in ginocchio, aspetti ansiosamente giorno e notte, senza riposo. Ma lui non viene, non viene più. Sta zitta, arriverà invece. E io parlerò con lui dolcemente, sotto i rami di quel pino. Sarò come la farfalla che bacia ardentemente i suoi fiori. Così cantavano, rassegnate, quete, pronte a una nuova dedizione.